il re, il numero uno con i suoi 84 anni, Benito Urgu. Eccolo qui, in Piazza d'Italia, per Sassari in festa. Prova a dire ciao. Non dirmi che non funziona il tuo microfono, non ci posso credere. Forse lo dobbiamo solo accendere, vediamo un po', Proviamo adesso. Sì. Ecco qua. Più forte e più bello l'applauso per Benito. Perché dire ciao Sassari? E cosa dobbiamo dire? Scendo, gli saluto uno a uno. sì. Sei tutta questa pazienza. Sono cuffarato dalla cabezzuria. Paro Montarricchi. Aro primo busta la triscia. Dove sei? Sono qua. Hola. La contentezza di essere a Sassari è la cosa più bella. Avevo 18 anni quando mi esibivo in un palcoscenico che era un circo, alle Conce. Bellissimo. Voi non c'eravate, c'erano i vostri genitori, c'erano tutti gli altri. E sono passati un po' di anni, però sì, come trovi più. Sassari dopo tutto questo tempo? Niente, io Sassari lo ricordo come un'immagine, come si può dire, è un sogno. Sassari, perché è bella, perché il sassarese è sorridente, ha sempre la battuta pronta, è sempre, come si può dire, la sua ilarità ti convolge. Ho fatto il militare con amici di Sassari, volevo fare il prete ma non ce l'ho fatta con amici di Sassari, tante cose belle. È mancata belle. Questa carta da giocare. Volevo raccontare una barzelletta per i bambini, che però gliela dovete spiegare. C'era una volta un gatto che ha visto questa gatta bellissima e gli ha detto miau, che vuol dire in gattesco ciao, e la gatta ha risposto miau, come ti chiami? E la gatta Miaurizia. Senti, ci vediamo domani. Sì, a che ora? Ma penso alle 7. Va bene. Miau. Ma capito miau? Sì, capito ti ho. L'indomani la gatta all'appuntamento alle 7:30 è lì che aspetta, un'ora, 2 ore, 3 ore. Arriva dopo 3 ore di ritardo. E lui? Miau. E lei? Miau, una cipolla, dove eri fino adesso? Tra amici. Tra... Una barzelletta per i grandi. Quella per i grandi se l'aspettano. Che poi piace anche ai piccoli. Sì. Vai. Allora c'è un parroco molto triste che dice notizie della curia e si sente si è allagata la cantina e lui sempre si è allagata. Amo. Benito il Grande. Senti Benito, io ho un regalo per te stasera, perché tu hai portato una canzone, in realtà poi saranno due, perché devi riuscire in un'impresa che solo tu puoi, farmi cantare la piazza, perché voglio di sentirli, voglio vederli partecipi. Sì. E con questa canzone secondo me già la canteranno, però io ho un regalo e lo presenterò dopo, perché sulla canzone entrerà. Partiamo subito con quella che fa... Io intanto senti come cantano loro. Vai. Cameriere, scusi. Mi porti una gazzosa. Questa la facciamo dopo. Bellissimo. Però. Questa la facciamo dopo. La melanzana in forru. sì, questa è la vera. Però sembra più una cosa da chiesa questa, cioè sono le... Non oh, da chiesa. Voce, ragazzi, non nel senso, devono tirare su la... Ma non è chiesa, è da processione. È da processione. Sai, di quelle, Santa Maria, mamma del tempo. Sembrava così, più grinta, ragazzi, vogliamo vedervi... No, va bene. Sì. Poi con la secondo musica. Con la musica. Partiamo con Cambale Twist? Vai. Allora Benito Urgu e la Saserveche picca su cadu, corre corre di cambiare col twist ballare baga di su gambo pro ballare col twist e la
passa serve che picca su caddu, corre curra di cambiare, costruisci ballare, ballare su da male, per ballare su pista, filo me, carvertita, venile stritta, per ballare con te, e lascia serve che picca su caddu. Curra di cambiare, non tu istu ballare, magari su gambare, pro ballare su pista. Sa serve che picca su caddu, corre curra di cambiare, con tu istu ballare, magari su gambale, per ballare su pista, magari su gambale, per ballare su pista, magari su gambale, per ballare su pista. A me quello che piace è vedere questo scoiattolino lì e l'altro scoiattolino. Un applauso! Questa per me era una sorpresa e lo è stato. Grazie, grazie. Una grande sorpresa. Benito, se mi permetti, voglio salutare Stefano Nonna, che è a capo di questa meravigliosa scuola. Aiutami a dirlo bene. Scuola? GS Latin Dance San Paolo Sassari. Facciamo che dopo vi ritroviamo su questo palco e ci dedichiamo un momento tutto vostro? Grazie per questo regalo fatto a Benito e a tutti noi. Io vorrei mettere un nome più facile. E come le possiamo chiamare? Ma semplice, questa cosa che a Sassari funziona, questa parola. Io lo chiamerei la scuola Ragaura. Cosa vuol dire? Il cavolo! Ah. È semplice. Ah, okay, dove stai andando? Dal cavolo. Ma che cavolo! Li vediamo dopo, applauso per loro, applauso per grazie, loro. Grazie, grazie. Allora aspetta Benito, voglio fare un regalo per te. Allora, dov'è il mio telefono? Abbiate pazienza. Questo? Io ti voglio fare una foto con tutta Sassari. Vabbè, sì, ti metti lì sì. Un secondo, tanto, siamo in diretta ma non me ne importa nulla. No, tanto... io mi abbasso un po'. No, perché? No, no, perché sennò non esce signora Maria. Ah, facciamo così, allora vediamo cosa succede. Aspetta, perché ho sbagliato. Allora, ci siamo. Allora, dovete fare come fa la Maria Giovanna Kerchi, che è già pronta per cantare. Sulle mani così. Tutti, Pronti? Si vede che è preparato, però. No, certo, deve essere preparato. Aspetta, Adesso ti faccio un video. Aspetta un attimo, Fategli l'applauso più bello che c'è, vai. Benito Urgu! Io devo raccontare una barzelletta a questa gente. Vai, 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 tu puoi fare quello che vuoi. Un bambino che disse alla mamma: oh mamma, perché non mi compri una sorellina per giocare? Sono sempre solo. E figlio mio, per fare i bambini ci vuole tempo. Le cose costano care oggi, poi coi tempi che corrono, senti i tempi correndo, li senti. Dai, non mi prendere in giro, fammela una sorellina. Ti ho detto che non fai, fai da bravo se la mamma ti sbatte a terra. Cos'è questa maleducanza? Ma io sono sempre solo. Dai, fammelo una sorellina. La cicogna ha detto che non ne porta più. E allora cambia uccello. Benito. Allora, adesso sì che voglio sentirli cantare. Prima gli hai fatto fare il ripassino con la musica, secondo me sarà un coro soltanto. Vediamo. Mi raccomando, quando cantano loro, signor tecnico...
signor tecnico, abbiamo il re. Alberto R, un applauso forte, 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 forte. Con lui salutiamo tutta la struttura. Allora, Alberto, quando c'è il coro, Alberto. Abbassiamo la musica e sentiamo sì, le voci. Sì, Alberto, quando c'è il coro, abbassa la musica così si sente la voce. Ci proviamo? Non gridate, se no si sente l'aleto cattivo. Allora, vai. Whisky, birra e Johnny Cola, vai! Whisky, birra, Johnny Cola, spia, spia, tu la Sant'Anchi di rumore fai. Whisky, birra, Johnny Cola, tu la Sant'Anchi di rumore fai. Conte, su barone, sautista, fonti rotto, santi, adesso parte riva. Cameriere? Porti una gazzosa, ci porti una gazzosa, vogliamo consumar. Si passa una bella bicciocchetta, si furrianta che cani si incarena, e nanta, lascia stare, questa è la mia, perché l'ho vista io prima di te. Su Conti, su Barone, Sautista, Fonti Rotto, Santi, Andrè, su Barde, Iba. Cameriere? Scusi, ci porti una gazzosa, ci porti una gazzosa, vogliamo consumare. Si passano un amico, buonasera. Ascolta se si noi vicino a me. Che si porta su una sigaretta. Ho voluto darci piombo a tutti e tre. Su Conti, su Barone, Sautista, Fonti Rotto, Santi, Andrè, su Barde, Iba. Cameriere? Ora papà, arrivederci tutti qui alle tre. Parivo murtarella, si ci desti, ho puro pane spuro vi vorrei. Su Conti, su Barone, Sautista, Fonti Rotto, Santi, Andrè, su Barde, Iba. Cameriere? Più sulla musica. Ci porti una gazzosa. Ci porti una gazzosa. Che bravi. Vogliamo consumar. Su Conti con Sautista ti brigau. Si punti scutus fa una zeracchetta. E sono rada. Ma perché? Perché? Su Conti tu appartieni solo a me. Su Conti, su Barone, Sautista, Fonti Rotto, Santi, Andrè, su Barde, Iba. Cameriere? Scusi, ci porti una gazzosa, ci porti una gazzosa, vogliamo consumar. Insieme. Whisky, birra, Johnny Cola, Sant'Anchi di rumori fai. Whisky, birra, Johnny Cola, tu la Sant'Anchi di rumori fai. Whisky, birra, Johnny Cola, tu la Sant'Anchi di rumori fai. Whisky, birra, Johnny Cola, tu la Sant'Anchi di rumori fai. Grazie. Che meraviglia davvero. Che meraviglia. Tu mi hai detto prima che ci volevo la signora Desolina. E torna deve venire dopo, farà un saltino per un salutare. Un saltino per salutare, la portiamo. Ma guarda, quando vede la signora Desolina, le dica che io
penso che Benito Urgu sia un grande uomo, grande cuore oltre che grande artista. La cosa più certa è che è un grande uomo perché ha 84 anni. Quindi. Bentornato a Sassari, Benito. Grazie. Ci davvero. Vediamo fra... Tra un po', tra un pochino, va bene? Ok. Ok, grazie, grazie davvero. Un applauso a Benito Urgu. E la vedo lì, guardatela, applauditela, la signora Desolina, eccola, eccola, venga, venga. Lei venga, adesso le accendiamo il microfono, venga, venga qui. Spero gliel'abbiano dato acceso, non mi dica, faccia vedere me, risolvo tutto io. Eccoci, vede che funziona, signora. Perché come lo tocca lei è magico. Certo. Buonasera, signori sassaresi, la pazienza vostra di stare sotto l'acqua. Io sono... Senti, me la porto una sedia che sono stanca. Ah, vuole una sedia addirittura? Una sedia, sì. Ci abbiamo una sedia... quella là, aspetti, la porto io, ce l'ho. Grazie. Qua. Però la tengo qua sotto la luce, perché lì è sotto la pioggia, venga qui. Tanto la sentono uguale, venga qui. Ecco, perfetto. Perché è che non mi vedono in faccia. Qui, non la vedono, la vedono. Io sono sempre in giro da quando non c'è più mio marito, perché sono vedova. Poverino se n'è andato, meglio a lui che a me. Era una brava persona, Lui lavorava e portava tutti i soldi a casa. Una persona bravissima, lavorava nell'immondezza. Bravo. Lui da bambino aveva questo desiderio, proprio da bambino gli diceva alla mamma, mamma da grande voglio fare lo spazzino. Figlio mio, però devi studiare. Se no non riesci a farlo. Lo sapete che non ha studiato e è diventato lo stesso spazzino. Una cosa di notte lui si alzava da piccolo, andava a rubare l'immondizia dai ricchi e la dava ai poveri. Era come Robin Hood. Purtroppo adesso non c'è più. Io sono con questa associazione, siamo più di 50 vedove. Abbiamo fatto l'associazione, ci chiamiamo Sole 24 Ore. E andiamo sempre in continente, andiamo anche fuori all'estero, andiamo a Lourdes, a Fatima, a Medjugorje. A Fatima c'è sempre Gianni Morandi che canta la canzone della Madonnina, quella della Madonna di Fatima. Fatima andare dalla mamma a prendere l'acqua. Come ci divertiamo. E ci hanno detto... quelli dell'organizzazione, di stare attente perché ci sono questi uomini che violentano le donne. Una scarogna, neanche io non ne abbiamo visto noi. Le ho chiesto a quello dell'organizzazione, ma dov'è che vanno questi qui? Mi ha detto in periferia. Numero? Non c'è numero. Una cosa incredibile. Una nostra amica è stata violentata, l'hanno presa, l'hanno tenuta 15 giorni. Mischinedda. Oioia, 15 giorni, perché lei è andata la prima settimana, gli è piaciuta e poi è tornata. E si è scoperto anche chi l'aveva sequestrata, i cugini di campagna. Già gliel'hanno cantata, anima mia. Oioia, ma beata lei. Vi stavo dicendo, mio marito purtroppo è morto, stavamo guardando la televisione, e si sentivano questi tuoni che arrivavano da lontano, ma non erano proprio tuoni, in sardo si chiamano trono surdos, che arrivano da lontano, bu, 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 bu. Poi invece si avvicinano ed erano tuoni veri. Scende un lampo, entra dentro casa, stavamo guardando la televisione si è salvata, mio marito è morto. Meno male, perché l'avevamo comprato da poco, da lampis e troni, si è spaccato tutto quanto. Ma comunque, quando è morto, non fa più neanche a morire, una spesa incredibile. Una volta tu morivi e non spendevi niente. Mi ricordo che mio bisnonno l'avevano seppellito, in cortile l'avevamo seppellito. Era andato in bagno, aveva scivolato, è caduto dentro e non l'abbiamo più visto. Si vedeva questa manina e dicevano, ma perché non l'avete tirato fuori? Era pieno di cacca. E chi lo prendeva? Non faceva. Per il seppellimento, mamma, una bara, non si può, non è possibile, 800 euro, una corona,
150 euro, ho detto già muore scoronato. Il carro funebre 30 euro a chilometro, ho detto lo portiamo a piedi. Ha detto che non faceva per l'igiene. Poi lui voleva essere cremato, l'abbiamo portato e l'hanno sbagliato, è uscito parzialmente cremato. Insomma, tutto il seppellimento è venuto a costare la bellezza di più di 18.000 euro, mettendo il morto noi. Bene, detto questo io vi saluto perché devo andare, perché devono arrivare altri cantanti. Ciao a tutti quanti, un bacio, ciao. Agrituristi, non andate da Pirodi, che vi danno sulle da mani. Mangiare cose guaste. Ti disturbano nel sonno mentre dormi, con i cani che ti mordono abbaiando. Antipasti marinari di campagna, gallinelle di mangime semolose, coniglietti del mercato a poco prezzo. Non ti danno cose buone e naturali, niente mirto, limoncello, pil di perro. Solo vino contrappatto comperato nel mercato, i ravioli sono vuoti in aciditi molto molto. Se ti danno maialetto non è sardo ma di Orvieto, la salsiccia della mucca che impazzì. Se vuoi fare le vacanze belle belle, non andate da Pirodi, ebbo, ciao! La signora Desolina, ma soprattutto il grande, grandissimo Benito Urgu. Ciao a tutti, ciao. Grazie ciao. Di questo regalo immenso che stasera hai fatto a tutti noi. Grazie, grazie, grazie. Complimenti perché avete una forza di stare sotto la pioggia, ma Sassari vince sempre. Sassari vince su tutto. Ciao, ciao. Grazie.